Diciamo che siamo a buon punto, nel senso che abbiamo fatto i due grossi interventi, anzi, i tre grossi interventi. Uno, quello proprio di sistemazione dal punto di vista strutturale della cinta muraria, che chiaramente a seguito del sisma aveva avuto dei grossi crolli, grossi problemi legati anche proprio alla conformazione, alla realizzazione della cinta muraria con una muratura a sacco. Grossi crolli, diciamo, i più importanti sono stati quelli lungo Viale 25 Aprile e Via Tancredi da Pentima, e poi in altre situazioni comunque c'erano lesioni e situazioni tali da dover intervenire. Un elemento importante, quindi forse ci fa anche onore, fra virgolette, è che gli interventi fatti nel 2000 invece avevano retto molto bene, quindi non abbiamo avuto grossi problemi se non quelli purtroppo legati ad atti vandalici, le scritte, i graffiti, situazioni di questo tipo che purtroppo ci hanno costretto a intervenire anche su quelle zone. E, diciamo, il grosso del lavoro poi è partito anche per quanto riguarda la valorizzazione, quindi con il tratto prospiciente viale della Croce Rossa, quindi l'uscita su Porta Brinconia a scendere verso il quartiere di Santa Croce. L'obiettivo è intanto di illuminare l'intera cinta, quindi questo anello, che ricordiamo è uno dei più grandi, la cinta medievale fra le più grandi d'Italia, forse anche d'Europa, illuminandole, quindi rendendole visibili dal circondario e non solo facendo dei passaggi pedonali come abbiamo già fatto su via 25 Aprile e sul tratto diciamo, con l'uscita da Porta Brinconia, con dei passaggi pedonali. Questo dove chiaramente l'orografia ce lo permette, perché ci sono dei tratti con pendenze eccessive e particolari, per cui sarebbe la cosa complessa. Diciamo, mancherebbe la parte che rimane a ridosso dell'ex ospedale San Salvatore. Anche perché lì, insomma, ci sono dei problemi legati alla struttura ospedaliera, alla vecchia struttura ospedaliera, che in alcuni casi rimonta addirittura proprio su alcune torri della cinta muraria. Per cui lì bisognerà, insomma, un attimino capire, anche col fatto che adesso la struttura è stata presa dall'università, c'è un progetto in itinere che prevede anche la sistemazione a monte nella parte interna, addirittura si parla anche di un auditorium ipogeo, insomma molto, molto capiente, e quindi va un attimino vista, insomma, siamo nelle fasi conclusive, stiamo concludendo il tipo di progetto proprio in relazione all'uso che si farà di questa struttura.